I nuovi launch pool e il copy trading futures di BitGet. Ciao da Criptovalute Italia, io sono Claude, ti do il benvenuto all'interno di questo nuovo video. Oggi ci addentriamo nuovamente all'interno della piattaforma di BitCat, questo Exchange che non è solo un Exchange, ma adesso vedremo, ci andremo a concentrare nello specifico su due sezioni di due metodi di guadagno all'interno di questa piattaforma, che è appunto il LaunchPool e in questo caso il Copy Trading Futures, che sono due sezioni molto interessanti. La seconda è una novità molto importante all'interno del mondo di Bitket, e quindi le andremo a vedere un po' tutti e due nello specifico. Prima di questo ti invito come sempre a iscriverti al canale, attivare la campanella delle notifiche se non l'hai fatto, questo è fondamentale per sostenere la nostra community e soprattutto se ti va facci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi relativamente a queste due sezioni di BitGet e se hai delle domande un po' più specifiche e dettagliate magari ci andremo a realizzare un nuovo video oppure ti andremo a rispondere qui sotto nei commenti. Una cosa molto importante, direi importantissima, noi non siamo dei consumatori Consulenti finanziari, quindi come ribadiamo ogni volta, tutto ciò che viene detto all'interno dei nostri video è frutto di anni e anni di esperienza in questo settore. Quindi mi raccomando, essendo il mondo delle criptovalute un mercato molto volatile, vai a fare ovviamente investimenti sempre in maniera molto attenta e oculata, come diciamo sempre. Allora, addentriamoci un po'. Su quello che è il mondo di BitGet, nello specifico queste due sezioni. Ti ricordo: se non l'hai fatto, qui sotto, in descrizione, trovi il link, il nostro link di registrazione attraverso il quale avrai la possibilità di accedere. Ad un bonus, al miglior bonus del momento, nel caso di BitGet il bonus varia di settimana in settimana, quindi per assicurarti il miglior bonus presente sul mercato mi raccomando, registrati se non l'hai fatto tramite il referral link che trovi in descrizione. Allora, partiamo con i nuovi launch pool, che è appunto una sezione che abbiamo già visto, abbiamo trattato in un altro video di BitGet. Per accedere, allora, fermo restando che ovviamente bisogna registrarsi, una volta registrato, una volta fatto il login, bisogna andare nella sezione... Che trovi in alto, andare nella sezione Launch Pool. E qui, come vedi, accederai all'interno della sezione Launch Pool. In questo preciso momento ce ne fa visualizzare tre, ok? Quindi in realtà se faccio more ho la possibilità di vederne tanti altri, però ti dice appunto quelli che sono i nuovi, contrassegnati da new, ti dice quelli che sono completati, qui in questo caso si può dire che i Launch Pool sono praticamente tutti completati, e eh, ti dice appunto quelli che sono invece attivi, sui quali appunto è possibile andare ad effettuare uno staking. Ma che cosa succede? sono i launch pool, i launch pool non sono nient'altro che delle farming, quindi delle vere e proprie pool dove è possibile minare una criptovaluta specifica, in questo caso CAPS, che è quella appunto attualmente eh, dove appunto è possibile minare e è possibile farlo tramite uno staking, in questo caso ci dà la possibilità di mettere in staking o i BGB, che appunto è la coin di Bitget, oppure i DOT, che appunto è un'altra e un'altra invece coin per ovviamente per ogni sezione per ogni pool che noi visualizziamo è possibile andare direttamente o a visualizzare il white paper e adesso lo andiamo a vedere. Per esempio, di questa di questa pool, qui ovviamente in inglese noi possiamo tradurlo tra, in, tranquillamente in italiano. E come puoi vedere, ti fa eh, andare a vedere un po' quello che è il white paper di questo progetto. E così almeno hai un'idea prima di mettere, ovviamente, investire i tuoi soldi. Qui direi che ti puoi andare a dare una lettura se hai intenzione, ovviamente, di andare a investire su questa pool. E poi un'altra sezione, sempre all'interno delle pool, è andare a vedere il sito. Tramite cliccando su website ti dà appunto la possibilità di vedere in questo caso il sito di questo progetto che si chiama Ternoa.network. Quindi adesso senza entrare troppo nel dettaglio, senza andare a, a vedere che cos'è questo progetto, fondamentalmente ti basta andare a sfogliare sia il white paper che il loro sito. Torniamo indietro perché se vuoi avere invece una descrizione dettagliata di come funziona ogni singola pool, come ben sai devi andare direttamente su Rules, quindi andare a vedere un po' le regole e il regolamento di, di, questo, di questa pool. Adesso lo traduciamo in italiano, mi raccomando, le traduzioni in italiano lasciano a volte un po' il tempo che trovano perché è appunto una traduzione molto basilare di, di Google Translate che a volte traduce un po' male. Allora ci dà una serie di informazioni tra cui... Eh, il tempo di deposito, quindi quando parte il, um, la pool, l'orario appunto in cui viene negoziata e il tempo di prelievo, che in questo caso è il 30 marzo del, alle ore 11, quindi direi che è partito questa mattina. In questo caso. Il 29 marzo è iniziato il, il periodo della campagna il, il mining e si concluderà il 6 aprile alle ore 11. Per capire eh, qual è il deposito minimo, qui in basso ti dà anche una descrizione del, del deposito minimo. Quindi come puoi vedere qui il periodo di lancio. Ok, ti dà la possibilità di capire quanti caps ci sono a disposizione per quanto riguarda la pool con BGB. E ci deve essere una puntata minima, quindi devi mettere in staking almeno 80 bgb, ok? Per appunto accedere a questa pool, oppure se vuoi mettere a disposizione i tuoi dot, hai la possibilità di con una puntata minima di due dot partecipare a questo, tra virgolette, monte premi di 408.000 caps a, a disposizione, ok. Ricordiamo, andiamo su eh, Coin Market Cap, i BGB. Andiamo a vedere anche il valore di mercato dei BGB. Ad oggi, giusto per avere un'idea, cioè parliamo di 40 centesimi a BGB, insomma, quindi capite bene che qui sono 80, insomma, fatevi voi i calcoli. Praticamente con una quarantina di euro c'è la possibilità di partecipare minima a questa pool. Ora, questo è un po' per quanto riguarda tutto il discorso delle pool. Ovviamente, una volta che tu hai intenzione di, di fare lo, lo staking, quindi partecipare a questa pool, ti dice, eh, per esempio, ipotizziamo che io ho dei BGB, ti dice l'API, quindi il rendimento su base annua che ti darà. In in questo caso in uh, contraccambiati in caps. Se vuoi fare lo staking, clicchi su Stake Now. Ci clicchi. Ovviamente questo è un conto di verifica. Comunque adesso è molto semplice, ti si aprirà una pagina dove dovrai inserire la quantità che tu vuoi che vuoi depositare e basta. E direttamente parteciperai alla pool tutto molto molto semplice comunque nella sezione earn launch pool troverai tutti i nuovi pool ok mi raccomando tienila sempre sotto controllo ora per quanto riguarda invece i futures la sezione per, per accedere andiamo subito per accedere al copy trading di future basta andare sotto sempre in alto dove c'è in questo caso non earn ma copy trading e andare su futures copy trading accederai all'interno di questa sezione dove come puoi vedere ti mette subito in risalto i top traders che puoi vedere già qui in descrizione i top traders in questo caso in base al ROI più alto eh, oppure al PNL più alto eh, oppure ai follower più alti con il numero di follower più maggiori eccetera eccetera oppure puoi andare a vederli tutti perché ti faccio vedere questo? perché andando a vederli tutti hai la possibilità di andarli a filtrare sulla base di che cosa? sulla base del ranking sulla base dei follower che in questo caso hanno del ROI che generano Uh, oppure il totale di eh, profit e loss, oppure la copi copy, in base al numero di copiati, oppure il numero di capitali gestiti. Ok, oppure posso accedere. Innanzitutto posso gestire la mia griglia o per dettaglio come è impostata così, oppure la posso mettere a modi mh, di scheda così, se ti piace di più. Oppure puoi addirittura cliccando su questo imbuto decidere di fare un altro filtro ancora in impostare altri filtri, adesso qui andiamo a tradurre direttamente in italiano e come puoi vedere per esempio ti dà la possibilità di andare a fleggare i completati quindi andare a nascondere tra virgolette solo coloro che appunto hanno, sono arrivati al completo di seguaci che possono appunto avere eh, allora facciamo un esempio molto concreto se io volessi seguire questo questo trader basta cliccare sulla sua scheda ti si aprirà un dettaglio molto ma molto più eh, appunto dettagliato. Adesso rimettiamo nuovamente in inglese, ok? Se vuoi per esempio accedere al, al punto seguirlo, hai la possibilità di farlo cliccando qui a destra. Hai la possibilità di andare a vedere una serie di statistiche, tra cui ROI, che attualmente ha. Eh, hai la possibilità di andare a vedere, per esempio, il numero di follower. Puoi andare a vedere, per esempio, la, la, la differenza tra profit e loss. Quindi in questo caso direi che è in profit. Puoi andare a vedere, per esempio, il tasso di. Di vincita, okay, che in questo caso è il 32%, e il totale di capitali che, ha, che gestisce attualmente. In questo caso lui gestisce praticamente un milione eh, di, di capitali, che insomma non sono pochi. Sulla destra, come puoi vedere, ci sono anche le coppie che lui tendenzialmente va a tradare, giusto per darti anche tu avere anche tu un'idea. E scorrendo in basso, hai la possibilità. Allora, innanzitutto di accedere, qui andiamo a tradurlo sempre in italiano andrò a vedere un grafico, per esempio la differenza in questo caso la, in percentuale di profit e loss che come puoi vedere degli ultimi sette giorni, addirittura puoi mettere le ultime tre settimane, in questo caso è leggera diminuzione, ma comunque sempre in profitto come puoi leggere. Poi ti dà il reddito totale che gestisce. In questo caso negli ultimi sette giorni è un po' calato, ma comunque non di tantissimo. Le preferenze dell'utente in questo caso dove lui principalmente si concentra in questo caso negli ultimi sette giorni, però anche qui posso mettere nelle ultime tre settimane. E come puoi vedere, nell'ultimo periodo sicuramente sta tradando di più su BTC USDT. E poi qui hai la possibilità di andare a vedere ogni singola posizione per renderti conto se effettivamente è in profitto nell'ultimo periodo, nelle ultime magari tre settimane. Come ve puoi vedere, ci sono più puntini verdi che puntini rossi. Eh, in basso trovi il volume di scambi, quindi la quantità di capitale che lui va a movimentare. In questo caso è impostato nell'ultima settimana e ti dice esattamente in quali giorni lo va a fare. Poi un'altra cosa importantissima sono i seguaci. Quindi hai la possibilità addirittura di andare a vedere suddiviso per ogni follower il profitto che ha fatto ottenere per ogni singolo follower oppure puoi andare a vedere gli ordini, quindi hai una storia, uno storico di tutti i movimenti, i singoli movimenti che lui va appunto a tradare. Signori, speriamo che con questo video vi abbiamo un po' chiarito alcuni aspetti relativamente al copy trading futures e al launch pool di BitGet. Fateci sapere qui sotto nei commenti se avete delle domande. Noi ci vediamo per un prossimo video per quanto riguarda il mondo cripto ed NFT. Ciao e a presto da Claude.